Siamo con Giuseppe D'Aloiso ed è un grande piacere. Anche per me, grazie. Grazie, CEO di Edizioni 2.0. Sì. Come nasce questo progetto e come evolve verso il digitale? Allora, intanto Edizioni 2.0 è una casa editrice tecnica che si rivolge a professionisti, per la stragrande maggioranza ad avvocati, una parte più piccola a commercialisti e una parte residuale al resto dei professionisti. Abbiamo quindi una serie di pubblicazioni interamente specializzate e indirizzate a loro e non siamo presenti in libreria, ma raggiungiamo i professionisti con i nostri call center proponendo loro le novità legislative, soprattutto l'Italia ci gratifica per questo perché produce leggi in continuazione e quindi ci dà lavoro in continuazione. E poi, salvata questa parte della nostra attività, ci siamo chiesti come poter andare verso un settore nuovo e abbiamo provato a soddisfare le esigenze di alcuni clienti che ci hanno chiesto pubblicazioni di carattere diverso rispetto a quelle nostre specifiche, come quello che andremo a presentare oggi, che attengono ad un'altra linea editoriale che si chiama Sapienza e che, proprio per rispondere alla sua domanda come ci avviciniamo al digitale, sono presenti soltanto su Amazon. Quindi mentre il professionista classico, solito, l'avvocato, preferisce il libro cartaceo da avere nel suo studio, c'è tutta una clientela nuova che invece preferisce Kobo piuttosto che Kindle e a loro ci siamo rivolti con questa linea editoriale diversa, sebbene le devo dire che proprio questo libro che andremo a presentare oggi ha avuto già degli acquisti, ma la gente ha continuato a scegliere il formato cartaceo, quindi ha cliccato sul cartaceo. Quindi c'è ancora la conservazione della tradizione cartacea. Sì, ci sono ancora le tradizioni. Assolutamente. Ma come vi è venuta l'idea? Allora, io devo essere sincero, l'idea non è mia. L'idea viene al mio socio già 16 anni fa, 15 anni fa. Si chiama Giuseppe Calabresi, l'idea è sua. Poi, piano piano l'azienda gli è cresciuta in mano e 7 anni fa gli è esplosa e io non ho avuto il merito di avere l'idea, ma ho avuto probabilmente il merito di riconoscere il business. Certo. Per cui ho accettato la sua sfida, ho investito in questa azienda e poi insieme l'abbiamo fatta diventare una discreta realtà italiana nel mondo dell'editoria. Beh, complimenti. Grazie, grazie. Quali investimenti avete per la vostra casa editrice, ovviamente in chiave digitale? Dovremmo riuscire ad uscire entro la fine dell'anno con una piattaforma che si rivolge esclusivamente agli avvocati, quindi che il core business della nostra attività è la fetta di mercato più rilevante, tale da rendere la vita dello studio legale più facile all'avvocato, in maniera tale che tutte le nostre pubblicazioni e un'intelligenza artificiale che le vada a leggere ed interrogare possano essere accessibili all'avvocato attraverso uno smartphone. Sì. Uno smartphone, sì. Scusi. Per cui si immagini un avvocato che all'interno del tribunale ha necessità di una consultazione immediata di una delle nostre pubblicazioni o di entrare nello specifico rispetto ad un argomento e può interrogare sulla nostra piattaforma la nostra intelligenza artificiale che, siccome possiamo contare su una biblioteca vastissima di nostre produzioni, interrogando la nostra biblioteca può dargli le risposte. Beh, stiamo lavorando a questo. Grazie. Complimenti. Grazie.